Prima partita dell'anno nuovo e riparte solo il campionato di eccellenza a causa aumento esponenziale dei casi di contagio. Benvenuti al Campo Gambino, dove oggi seguiremo con voi Arenzano Finale. Vedremo chi delle due comincerà al meglio 2022. Una bella giornata in quel di Arenzano, con tanto di meraviglioso sfondo sul mare, un po' d'antagonista per le nostre riprese del sole, che ostacola la buona visione del match. Al minuto 5, subito azione pericolosa, cross di precisione millimetrica per il sinistro di Minardi, disinnesca Porta con i pugni e poi conclusione alta del compagno. Un minuto più tardi da un calcio d'angolo gonfia la rete Scarrone di testa e porta in vantaggio il finale. Tenta il doppio Buttu su punizione, ma deve ancora fare i conti con Catanese che la mette in angolo. 15 minuti di stallo, poi al 26esimo sfortunato il rinvio del difensore del finale che sbatte addosso al compagno Gibe il pare. La palla precipita nei piedi di Minardi e incrocia come meglio non poteva, pareggia l'Arenzano e partita ancora aperta. Match che appariva tranquillo, poi saltano i nervi dopo l'entrata stile Karate Kid di Aruska sull'avversario. L'arbitro successivamente lo graziera con il giallo, ma nonostante la volontà di prendere il pallone, l'intervento del numero 6 è a dir poco scomposto. Con le immagini passiamo al secondo tempo e al 60esimo il tiro di Gagliano viene parato dalla schiena di Rampini. Sulla ribattuta sarà Vierci a servire l'assist per il tiro al volo di Benedetti, terminato a rete. Altra azione finale, altro gol, combinano bene Finocchio e Ponzo con quest'ultimo che cala il tris. Bello lo scambio dei due, ma troppa libertà lasciata lì. Nell'altra metà campo Minardi viene mandato in porta, supera in velocità il difensore e poi il suo tiro viene bloccato da porta. Calcio d'angolo finale, pallone in mezzo, stacco vincente di pare e poker degli uomini di Buttu da premiare anche l'autore dell'assist. Nei minuti finali Barone viene steso da Carlo Porta, ma per l'arbitro genovese non sono state commesse infrazioni. Una partita spenta ma accesa dai 4 gol del finale, che è stato più cinico sotto porta e decisivo nel portarsi a casa 3 punti fondamentali.